Cristiano Ronaldo è abituato a vivere sotto i riflettori. Ma il gossip mondiale in questo momento ha gli occhi fissi su di lui da quando il tre volte pallone d'oro ha lasciato la splendida modella Irina Shayk, liquidata dopo una tremenda litigata, che pare sia nata per colpa della mamma e del portoghese, che non adorava la modella. Mentre Irina ha dato spettacolo alla notte degli Oscar e si è fatta notare anche per un presunto flirt con il campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton, l'attaccante del Real Madrid ha iniziato a guardarsi attorno e altro che inconsolabile. Poche settimane fa a Ronaldo è stata attribuita una relazione con Lucia Villalon, giornalista televisiva che lavora per il canale televisivo del Real Madrid. Ronaldo e Vanessa, ma pare che la storia con la Villalon sia già finita. CR7 infatti sembra che abbia una nuova fiamma, che in comune con la Villalon ha la professione. Perché anche Vanessa Uppenkoten è una giornalista. Vanessa è messicana e compirà 30 anni il prossimo mese di luglio. La sua carriera lavorativa in realtà inizia come modella, poi passa alla televisione e dopo aver seguito le Olimpiadi di Pechino del 2008 ha acquisito grande popolarità quando per Televisa ha seguito i mondiali del 2014. Perché la sua bellezza non è passata inosservata. E Vanessa di fatto è stata nominata la più bella giornalista del mondiale brasiliano. Vanessa, finita pure sulla copertina di un notissimo magazine, è figlia di un calciatore tedesco Dieter Uppenkoten, che negli anni 70 e 80 ha scorrazzato nei campi della Bundesliga, ha militato con uno Schalke. E proprio la conoscenza della lingua tedesca l'ha portata a lavorare in Germania nello scorso agosto. Se son rose fioriranno. Ma per il momento si può dire che la collezione di bellezze di Cristiano Ronaldo aumenta. Chi se ne frega.